ritengo giusto informare Vostra Grazia che i nuovi sciagurati avvenimenti mi impongono innanzitutto di catturare Sandokan. Siete avvertito, Quillong. Alla prima macchia vi faccio ingoiare il foglio. Starò attento, signore. Dove eravamo? Ah, sì, Sandokan, un assassino cui voi, con troppa generosità, avevate accordato la vostra fiducia. Mi riservo di prendere tutte le iniziative del caso, eccetera, eccetera. Avanti. Scrivete peggio di una gallina ubriaca. Però sono sicuro che, malgrado questo, Lady Carradine riuscirà ad afferrare il concetto. Provvedete che le sia inviato al più presto. Sì, signore, provvedo immediatamente. Sei alzato col piede giusto? Sembri straordinariamente soddisfatto. Devo ricordarti che Sandokan ci è sfuggito. Me lo ricordo, ma ho trovato una cosa che potrebbe esserci utile. Io non ho bisogno di altro che di riuscire a sapere dove si nascondono lui e la sua banda. Però fino ad oggi, dannazione, non l'ho ancora scoperto. Non devi disperare. E ora dimmi, questa appartiene a tuo nipote? Eh? Ma dove diavolo l'hai trovata? Nella piazza da cui sono fuggiti. Insomma, è sua? Sì, la porta da quando era piccola. Però non puoi sperare che tornino a riprendersela. Non sono così idioti. Con l'aiuto di Kali e di questo piccolo oggetto saremo noi ad arrivare a loro. E anche questa è fatta. Beh, ormai siamo pronti a partire. Certo. E quando arriveremo nel Kiltar, per prima cosa addestrerò una scimmia. Non correre. Il Kiltar è ancora molto lontano. In fondo un po' mi dispiace lasciare quest'isola. Ehi, Sambliong, conosci quel vecchio proverbio malese? Chi vive di rimpianti nella vita non va avanti. Senti, piccolo, ne conosco molti di proverbi, ma devo dire che questo non l'ho mai sentito. Beh, allora guarda Marianna, non ha più la sua perla, eppure non brontola come invece fai tu, che perderai soltanto qualche pianta di tabacco. Sì, quella perla mi manca. Ma vedi, quando perdiamo una cosa cara, il suo ricordo resta sempre con noi. Il Rayang sarebbe la via più breve, ma è anche quella più controllata dagli inglesi. Per evitarli dovremo risalire verso nord, doppiare capo degli avvoltoi e ridiscendere fino alla foce del fiume Mahaham. Da lì attraverseremo la giungla raggiungendo il Kiltar da est. È una rotta battuta dai monsoni in questa stagione. Ci sono tempeste violentissime. Sì, lo so, ma è un rischio che non possiamo fare a meno di correre. Sarà un lungo viaggio fino al mio regno. E poi, una volta arrivati lì, ci aspetta la parte più difficile. È un'impresa dura, ragazzi. Più dura di tutto ciò che abbiamo passato finora. Voglio che lo sappiate. E allora, che problema c'è? Siamo o non siamo le tigri della Malesia? Certo che lo siamo. Niente e nessuno ci può fermare. Ci conviene andare a dormire. Dobbiamo essere in forma nei prossimi giorni. Già, è vero. Lo so bene anch'io che siamo delle tigri. Però a vederci così sembriamo solo quattro gatti. Già, hai ragione, Yanez. Siamo dannatamente pochi. Questa è l'unica cosa che mi preoccupa davvero. Beh, potrebbero anche arrivare dei rinforzi. Si può sempre sperare, no? Fa che il mio messaggio sia stato ricevuto. Forza! Siete già stanchi? Guarda, questo barattolo è tutto pieno di mosche. Ah. Sì, sono per Paco, sai, nel caso gli venga un po' di nostalgia di Mompracem. Nave in vista! Che può essere? Non lo so, non ne ho idea, però è meglio prepararsi a riceverli. Aspettate a sguainare le spade! Sono amici in arrivo dall'India. È davvero una cosa incredibile che siano venuti proprio adesso. Non è incredibile. Ho chiamato io Ada, con il pensiero. Lo sai? Penso che ora ce la faremo a conquistare il Kiltar. Allora, vedi qualcosa? No, ancora niente. Non capisco perché. Qua dentro è troppo buio. Ah, richiudi subito! Non mi serve la luce del giorno. È la luce di Kali che sto invocando, il suo infernale splendore. Forse ti ha abbandonato. In fondo non hai più niente da offrirle. Né templi, né vergini da sacrificare. Tu non capisci. Il male che ho dentro di me è con questo che la onoro.
Il problema è che la ragazza ha una volontà molto forte, però alla prima emozione la sua anima si scoprirà e così finalmente vedrò su questa perla quello che vedono i suoi occhi. In questo modo capiremo dove sono. C'è una domanda che voglio farti da tempo, Paco. I camaleonti sanno nuotare? Scogli a babordo! Il loro scafo se la cava bene, ma dovrebbero ridurre la velatura. Di subito a Sam Liang di ammainare la landa! Non riesco a capire. Regno di Mare sta cercando di segnalarci qualcosa. Oh! Dovreste andare sotto coperta. No, laggiù sembra di sprofondare ogni momento. Allora prendete quella cima e legatevi all'albero. Stanno finendo sugli scogli. Presto, dobbiamo spostarci tutti a prua. Svelti! Dovete abbandonare il vascello! Aspettate il momento giusto e poi saltate! Ora! Non ce la faccio! Non guardare giù, salta! Coraggio, Dharma, ce la puoi fare. So che è duro per un felino, ma non c'è altro modo. Devi rischiare questo bagno, non puoi rimanere qui. Avanti, Tremal Nike! Adesso mai più! Su, salta, Dharma! Forza, salta! Deacli, hai concesso ancora una volta a quest'umile tuo servitore il potere di vedere. Penserai dopo ai ringraziamenti. Adesso dimmi cosa hai visto. Dove sono? Una terribile tempesta, i vascelli sbattuti dalle onde, Ada, la mia sacerdotessa, insieme a loro. Ma cosa vai blaterando? Insomma, chi diavolo è questa Ada? Ah, sarebbe troppo lungo da spiegarti. Sappi soltanto che adesso non sono soli, sono almeno in 20. Dei loro amici li hanno raggiunti dall'India. Cosa vuoi che mi importi se ora sono in 20? Io ho un intero esercito per batterli. Forse so dove sono diretti. Come ho fatto a non pensarci prima? Porterò subito tutto l'esercito alla foce del fiume Rayang. Sandokan e i suoi non riusciranno mai a raggiungere il Kiltar. Un giorno torneremo a prenderla. Chissà quanti altri balli ci faremo insieme. È vero, la tigre del mare è una gran ballerina. A presto, tigre. Credevo che giungle del genere ci fossero solo in India. Benvenuto nel Borneo, amico. Questo posto nasconde un'infinità di pericoli. Attento, Marco! Ehi, che significa? È una pianta carnivora. Credo che stia per svenire. Bentornato tra noi, Paco. Questa volta ti è andata bene. Cosa può essere? Ho paura che siamo sul territorio di una famiglia di oranghi. Molto divertente. Accidenti, se la smettessero di disturbarmi. Mettetevi al riparo! Andiamo via da qui, presto! Stai bene? Grazie, Dharma. Sarà meglio riprendere il nostro viaggio. Cosa volete, Guillo?
Il signor Suyudana mi manda a dirvi che a suo avviso Sandokan si è già inoltrato nella giungla. Come al solito avrete capito male. Le nostre vedette mi hanno assicurato che nessun veliero è passato di qui, quindi Sandokan deve ancora arrivare. Cos'altro c'è, Quillo? Voglio complimentarmi per la vostra decisione, signore. Io penso che non dobbiate più dare retta a quell'indiano. Cosa? Da quando in qua voi pensate, Lord Quillo? Da parecchio tempo, signore. Un governatore di sua maestà non dovrebbe andare dietro alle stramberie di quell'osco individuo. Voi dovete essere malato, sì, voi delirate. Probabilmente avete la malaria. Ritiratevi nella vostra cabina, Lord Quillo, che è un ordine. Un giorno sistemerò anche lui. Ce la fai ancora? Sì. E se ti sbagli? Kali non sbaglia mai, ti dico che sono già in marcia. E mentre noi stiamo qui, loro vanno avanti. Ma che strada avranno fatto? Il Raiang è la via più breve per il Kiltan. Adesso capisco perché Sandokan ti è sempre sfuggito. Ti consiglio di guardarti a uno specchio, così vedrai cosa ha fatto a te, Suyudana. Non mi lascerò più trattare da idiota. Con tutto non il rispetto, signore, ho sempre servito con lealtà. Burocrate ottuso, tu sei un vecchio ignorante e superstizioso, Suyudana. Tu rischi se Sandokan riuscirà a scoprire le prove del tuo delitto. Tutti sapranno cosa hai fatto per quei diamanti. E Sandokan sarà perdonato. In fondo vide i suoi cari morire tra le fiamme. Perché tu ne ordinasti la strage, sarai destituito! Non è possibile, James Brooke è un delinquente! Devo fare qualcosa, sì, devo salvare l'onore di Sua Maestà. Ne ho un'altra, ti prego, toglimela di dosso! Ci penso io. Tu non lo puoi sapere, ma in Europa usano proprio le sanguisughe per curare un sacco di malattie. Ah, che razza di dottori. Ma perché su Sam Liang non si attaccano? Perché la sua pelle è troppo dura e quindi non ce la fanno a succhiargli il sangue. Però neanche a me si attaccano, come mai? Coraggio, siamo quasi arrivati all'asciutto e lì ci accamperemo, ragazzi. Sandokan! Marianna, svegliati! È passato, era solo un brutto sogno. Ho visto Suyudana. Ti ho sentita, amica mia. Quell'uomo è arrivato qui nel Borneo, non è vero? Sì, si è alleato con Brooke. Noi non te l'abbiamo detto prima perché non volevamo... Ah, so bene perché. Non volevate spaventarmi, ma grazie a voi io non lo temo più. Credo stia cercando di mettersi in contatto con qualcuno di noi. Per questo l'hai sognato, ma non gli riuscirà, Marianna. Non ha più niente in mano con cui stregarci. Lui in mano... In mano aveva qualcosa. Scusate, signore, volevo informarvi che è da un po' che non vedo Lord Quillong. Avrà avuto un attacco di febbre e si sarà fermato. Ma se è rimasto indietro, signore, da solo nella giungla, forse potrebbe correre seri pericoli, signore. Vi sembra che sarebbe una perdita così grave? Badate piuttosto a smuovere questo branco di lumache. Dobbiamo sbrigarci. Sì, signore. Che cosa dice lo Zook? Oh no, c'è un'altra strada possibile. Ci sarebbe, ma in ogni caso non ci arriveremmo prima di notte. Se è così, allora proviamo, forza. Lo Zook dice che possiamo tentare. Il colore, Yanez, non ci ha detto che colore è uscito. Lo dico dopo. Io ho visto che colore è uscito. Tutto bene, Marianna. Ma
Adesso ve lo posso anche dire, ragazzi. Lo Zook era verde. Ah, bello scherzo, davvero. Te ne farò pentire, Yamez, vedrai. Ehi, ma perché? Era così noiosa questa gita. Su, presto, dammi quella testa. Noi siamo qui e da queste parti non c'è nessun fiume dalle acque rosse. Ci deve essere per forza, io l'ho visto e loro lo hanno appena attraversato. Forse ho sbagliato un'altra volta a darti retta. È questo punto qui. No, non è possibile, sta indicando una zona che è dall'altra parte del Kiltar. Dovrebbero essere così sciocchi da aver... A meno che... Sicuro, ora ho capito, stanno arrivando nel Kiltar da est. Ah, hai messo in moto il cervello, c'è modo di tagliar loro la strada? Possiamo farcela, dovremmo bloccarli nella Valle del Tramonto. Sì. Allora forza, cosa aspetti? Ordina al tuo esercito di rimettersi subito in marcia. Ci sono molti cuccioli. Conosco bene gli elefanti. Se le madri si spaventano, possono diventare pericolose. Sarà meglio scalare quella parete. Passare in mezzo al branco è poco prudente. Mi raccomando, bisogna essere silenziosi. Soprattutto tu, Dharma. Presto, tutti a terra! Non so come hanno fatto, ma purtroppo ci hanno trovato. Come accidenti facciamo a passare? Già, come? Purtroppo non ci sono ancora spuntate le ali. Forse ho trovato il modo di passare. Dharma ci aiuterà. Vai! James Brooke. Cosa vuoi fare? Hai intenzione di uccidermi? Ucciderti, eh? No, non lo fare, ti prego. Non meriti nient'altro che la morte, ma non sporcherò il mio parang col tuo sangue.
Avanti, forza, suona la ritirata. Suona più forte, governatore, devono sentirti i tuoi uomini. Signore, devo telegrafare un messaggio urgentissimo, è per l'emissario della regina. Subito, signore. Dunque, illustrissima Lady Carradine, è di vitale importanza che voi sappiate che il governatore James Brooke... Quando l'acqua spense l'incendio al villaggio, ringraziamo Giuvata di averci risparmiato. E ora, come ci avete trovato? I soldati lasciano così tante tracce. E poi il nostro stregone sapeva che era giunto il tempo della tua grande impresa. Già, è arrivato il tempo, ma non è ancora finita.